lieta giornata a tutti voi che seguite Gilda TV. Dal 28 luglio i docenti precari possono presentare la domanda per partecipare alla procedura nazionale di assunzione prevista dalla legge 107/2015. Si ricorda che le domande devono essere presentate entro le ore 14 del 14 agosto 2015, esclusivamente online, direttamente dalla home page del sito del MIUR. Su questo sito è disponibile una sezione dedicata al piano straordinario di assunzione. Il MIUR, inoltre, ha messo a disposizione degli interessati un numero telefonico 06 58 49 41 00 che risponderà dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 14 alle ore 19, dal lunedì al venerdì. Un tutorial per la compilazione delle domande di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di missione, il ruolo, si può trovare sul sito della Gilda degli insegnanti. Le 17 FAC non esauriscono i dubbi dei docenti che si apprestano a presentare la domanda di assunzione. Nonostante i proclami di Renzi, il governo continua a tagliare i fondi per la ricerca. Mentre l'Europa si è posta l'obiettivo di destinare alla ricerca l'1,3% del PIL entro il 2020, il governo italiano invece fissa per lo stesso anno solo l'1,53%. L'Italia sceglie così di restare per la ricerca il fanalino di coda dei paesi europei. Su Tecnica della Scuola, Lucio Ficcara mette in evidenza una sentenza del Tribunale di Firenze che avvalora i dubbi di chi teme i nuovi poteri assegnati ai dirigenti scolastici dalla nuova riforma della scuola. La recente sentenza ha condannato il dirigente scolastico di un istituto superiore di Empoli che negli anni 2010-2011 si è accanito contro un docente RSU con 4 sanzioni disciplinari, ritenute illegittime dal giudice Nicoletta Taiti. Sarà il MIUR e non il dirigente scolastico a pagare i 4.500 euro delle spese di lite. Ancora una beffa per i docenti precari che dovranno aspettare a settembre per ricevere il sussidio di disoccupazione. È un ritardo dovuto all'entrata in vigore della NASPI, Assicurazione Sociale per l'Impiego e il Sussidio di Disoccupazione, che sostituisce l'ASPI. È un'estate di sacrifici per decine di migliaia di docenti precari che hanno lavorato fino al 30 giugno. Raffaele Salamone Megna, dirigente nazionale della Gilda degli insegnanti, denuncia il tentativo discriminatorio della riforma Renzi-Gennini nei confronti delle docenti del Sud che nel nuovo piano di assunzione saranno costrette non solo a lasciare la propria famiglia, ma anche abbandonare familiari anziani o disabili, assistiti finora personalmente, per sopperire alla mancanza cronica delle strutture sociali delle regioni meridionali. Ora la linea a Irene Anastasi. Buon pomeriggio da Gilda News. Dubbi sul concorso 2015. Secondo quanto previsto dalla legge, il bando dovrebbe essere emanato il 1 dicembre 2015 e a parteciparvi potrebbero essere solo i docenti abilitati. Il bando però presenta sostanziali contraddizioni sulle cosiddette classi di concorso affollate. Anche per queste verranno messe a disposizione dei posti? Renzi taglia risorse alla scuola. Con i 3,5 miliardi del piano di azione e coesione destinati al mezzogiorno, Renzi ha finanziato il Jobs Act, penalizzando tutto il Sud. Con questa manovra il Premier danneggia culturalmente la scuola del Sud, destinata a rimanere in ombra rispetto al Nord. Autunno caldo contro la riforma. Nonostante il ministro Giannini rassicuri sul regolare inizio dell'anno scolastico, tutto il movimento della scuola si prepara ancora una volta a dar battaglia al governo Renzi. Prevista la prima data di contestazione in piazza, che si svolgerà il prossimo 9 ottobre. La scuola, ancora una volta, farà sentire la propria voce. Da Irene Anastasi è tutto, a te Paola. Grazie Irene, grazie a voi di averci seguito, un saluto da Gilda TV.